Dopo BIM Academy all'Istituto Professionale Edile di Bologna arriva ENZEB Academy. Di che cosa si tratta, Presidente? Beh, la parola chiave ormai è sostenibilità. Il nuovo modo di costruire è completamente diverso, deve essere compatibile con l'ambiente. Non a caso noi abbiamo già la colonnina della carica elettrica delle auto. Anche qui siamo avanti. 2 mesi fa abbiamo montato la colonnina, i nostri clienti avranno a disposizione la possibilità di ricaricare l'auto. Mi viene così da fare una battuta, già come in Canada in questo momento stanno studiando parti di città ideali, anche noi vogliamo arrivare a dare questo tipo di consulenza. Dal 1 gennaio 2019 l'edificio NZEB, cioè Nearly Zero Energy Building, cioè un edificio a energia quasi zero, è un obbligo nella regione Emilia-Romagna. La regione Emilia-Romagna, come spesso è stato in tema di efficienza energetica, ha voluto darsi degli obiettivi più restrittivi sia del livello nazionale che degli obiettivi europei e quindi ha anticipato di 2 anni l'obbligo rispetto a questi tipi di edifici. Cosa sono questi edifici? Sono edifici che sono concepiti per consumare molto poco, l'energia viene prodotta con impianti che devono essere ad alta efficienza e possibilmente alimentati da fonti energetiche rinnovabili prodotte in loco. Quindi l'idea è di chiudere i cicli dell'energia, cioè soddisfare i fabbisogni con dell'energia che viene prodotta nel luogo. È una sfida molto interessante, l'edificio oggi non è più solo un consumatore ma diventa un produttore. L'edificio ENZEB è parte della sfida dell'Unione Europea verso una società decarbonizzata. Al 2050 l'obiettivo dell'Unione Europea è di ridurre del 90% le emissioni rispetto ai livelli del 90 che sono presi come riferimento. Questo è un obiettivo molto ambizioso. L'edilizia in questo fa una parte da leone, si considera che oggi circa il 36% delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti dipenda proprio dal parco immobiliare. L'edilizia quindi è sempre chiamata a rinnovarsi, oggi il tema è il recupero energetico, è una progettazione integrata, misure di sostegno e anche di incentivi come ci sono stati fino adesso possono aiutarci in questa direzione. La nuova direttiva europea sull'efficienza energetica, la cosiddetta EPBD Recast del Recast, che è stata pubblicata nel 2018, dà grande spazio ai concetti di qualità dell'ambiente interno che finalmente trovano la loro collocazione ufficiale e vengono istituzionalizzati in rapporto alla progettazione dell'efficienza energetica degli edifici. I nuovi edifici, gli ENZEB, devono quindi essere edifici che non solo garantiscono il risparmio energetico, ma garantiscono agli occupanti condizioni di qualità dell'aria, che è un problema di salute più che altro, comfort termico, acustico e visivo. Abbiamo messo insieme in piedi una serie di strumenti, intanto strumenti regolamentari, che sono quelli riferiti alla qualità degli edifici nuovi e ristrutturati, quindi alle prestazioni degli edifici in termini di efficienza energetica e copertura dei fabbisogni con le fonti rinnovabili. Altre misure sono rivolte alle imprese, perché anche le imprese sono dei soggetti che comportano dei consumi e delle emissioni, per cui anche lì si sta lavorando per favorire vuoi la conoscenza dei consumi energetici di ciascuna azienda e poi favorire sulla base di queste diagnosi energetiche che stiamo finanziando nelle imprese degli interventi basati su una conoscenza di quelle che sono le migliori soluzioni possibili per ridurre i consumi. Abbiamo anche lavorato per contrastare l'impatto delle attività umane sull'inquinamento atmosferico, quindi vuoi la riduzione di quelle che sono le emissioni degli impianti a biomassa, il contenimento quantomeno delle emissioni degli impianti a biomassa, per esempio, e gli interventi sul settore della mobilità. All'Istituto Professionale Edile di Bologna una novità che guarda al futuro, una postazione per la ricarica delle auto elettriche. Bene, questo qui è ovviamente un esempio di ottimo prodotto per le ricariche, usato appunto in questa struttura dove abbiamo sempre avuto persone interessate al verde, all'ecologia e a tutto quello che riguarda appunto l'avanguardia. Abbiamo montato questo, la cosa bella è che la sfruttiamo in abbinamento appunto con un fotovoltaico da 40 kW, perciò ricarichiamo le auto con un sistema assolutamente ecologico dove abbiamo impatto zero e gratis praticamente per gli utenti dell'Istituto Edile.
Il fotovoltaico ovviamente è installato sul tetto in zona soleggiata e alimenta un punto con l'inverter che fornisce energia per quello che riguarda il fabbisogno dell'istituto e anche appunto sufficiente per fornire energia alla colonia di ricarica, perciò senza gravare assolutamente sulla rete elettrica nazionale. L'attacco è universale? Allora, l'attacco è quello universale nel senso che a livello europeo è stato definito uno standard, che è quello Mennekes tipo 2, che è appunto quello che viene installato su tutte le autovetture di nuova produzione. Di conseguenza, in qualunque punto d'Europa uno vada, troverà sempre questo standard per la ricarica delle auto, di qualunque tipo e marca. Nello specifico, come funziona una colonnina elettrica, come si attacca l'automobile e quanto tempo serve per ricaricare? Allora, una stazione di ricarica ha praticamente una presa che è uno standard europeo in alternata fino a 22 kW, quindi nella maggior parte delle ipotesi, ha una presa tipo 2 Mennekes, una presa che è un attacco universale che troviamo anche sulla stazione di ricarica, quindi generalmente su una stazione di ricarica è possibile fare il pieno d'energia e dipendendo dalla potenza di questa stazione è possibile farlo in maniera più o meno rapida. Altro elemento importante da considerare è la grandezza della batteria. Facendo una media, generalmente possiamo dire che una ricarica lenta, quindi nel garage di casa, su una stazione di ricarica domestica, potrebbe anche prendere tra le 4 e le 8 ore, una ricarica intermedia potrebbe durare 3 ore e potrebbe anche arrivare fino a un'ora su una stazione di ricarica più veloce. Tendenzialmente la ricarica avviene in tutti i momenti in cui è appropriato farlo, cioè quando la macchina è parcheggiata. Riguarda l'autonomia? L'autonomia delle auto elettriche è ormai, diciamo, in un range che va tra i 200 e i 500 km, questo dipende dai diversi modelli. E generalmente con poche ore di ricarica si riescono già a ricaricare diverse centinaia di chilometri. Si tratta in genere di tegole di calcestruzzo e dove ci sono delle sostanze chimiche che vengono aggiunte, e in modo particolare il biossido di titanio che insieme alla luce ha un effetto fotocatalitico, quindi innesca delle reazioni chimiche che trasformano lo smog, quindi sono chiamate spesso anche tegole o materiali mangia smog, perché appunto trasformano le sostanze inquinanti in sali non tossici che in genere vengono anche poi lavati via con l'acqua, perché spesso si tratta di materiali che sono anche autopullenti in superficie. In Italia a che punto siamo quindi con l'auto elettrica? Quante sono circa in circolazione e quante le postazioni per la ricarica? Diciamo che in Italia siamo in una fase che possiamo definire di elettrificazione medio-lenta. Stiamo iniziando ad elettrificare il territorio italiano, quindi creare la possibilità di trovare sempre più spesso stazioni di ricarica in luoghi privati, aperti al pubblico o in luoghi pubblici. E iniziamo ad avere anche un timido incoraggiamento da parte degli automobilisti che iniziano a sperimentare nuove forme di mobilità, quindi sostituendo l'auto secondaria o talvolta quella principale con un'auto elettrica o ibrida. Abbiamo raggiunto sicuramente ancora numeri non significativi, perché siamo probabilmente a qualcosa intorno a 10.000 auto circolanti, forse qualcosa in più. Stazioni di ricarica, abbiamo superato sicuramente qualche migliaio di punti di ricarica aperti e disponibili. Quello che invece però è significativo è l'incremento delle vendite, delle immatricolazioni di auto elettriche che, pur essendo ancora dei numeri molto bassi, comunque raddoppiano di anno in anno. La strada è lunga, l'elettrificazione sarà lenta, però sicuramente la tendenza ormai è incontrovertibile, insomma. In Europa qual è un po' il paese, diciamo, che maggiormente ha accolto, sta accogliendo, accoglie questa nuova concezione anche di mobilità? Abbiamo degli esempi notevoli tendenzialmente in Nord Europa, mi viene in mente la Norvegia,
Subito dopo troviamo sicuramente anche l'Olanda, e la Francia, la Germania, un po' a partire dal nord Europa e scendendo verso sud, queste abitudini si stanno intensificando. Qui ci troviamo nel cortile dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, dove appunto c'è questa novità appunto di una colonnina di ricarica. È una soddisfazione vedere questi punti che sorgono? È con piacere vedere che l'Istituto Edile abbia dato il suo contributo all'elettrificazione di quest'area, mettendo a disposizione dei suoi ospiti non una ma due punti di ricarica. Questa colonnina di ricarica appunto è una colonnina che ha due prese, una sul lato destro e una sul lato sinistro, che una mi permette di caricare fino a 11 kW in trifase, l'altra, quella di qua, fino a 22 kW in trifase. Di conseguenza possiamo erogare fino a 33 kW contemporaneamente di energia sulle macchine. Abbiamo comunque predisposto già la possibilità di proseguire con lo scavo per un ampliamento futuro per aggiungere una seconda colonnina per altri due posti auto. Questa settimana ci avete chiesto informazioni sulla Dynamic Tower di Dubai, un edificio che incuriosisce per il suo ruotare su se stesso, ma che rappresenta un clamoroso abbaglio collettivo. Il perché ce lo spiega il nostro architetto. Mi dispiace deludere il nostro telespettatore, ma purtroppo si tratta di un edificio che non esiste. Può sembrare paradossale, ma in realtà si tratta di un progetto che esiste da 10 anni. Non so per quale motivo, se tecnico, organizzativo o di tipo immobiliare, viene rimandato continuamente la partenza e il termine dei lavori. In tutti i casi, al di là del fatto che insomma attualmente è un edificio che ancora non esiste, si tratta di un progetto molto interessante che in sé raccoglie alcune cose molto molto intelligenti e che tutti insieme fanno e farebbero sicuramente un edificio molto intelligente. In modo particolare si tratta di tre elementi, parliamo quindi di una torre rotante, cosa che non è nuova, esistono addirittura quasi da 100 anni edifici che sono in grado di ruotare su se stessi, in modo particolare ci sono tantissime torri in giro per il mondo. Questo sarebbe uno dei primi elementi, quindi ogni piano sarebbe svincolato dagli altri e potrebbe ruotare attorno a un perno centrale dove sono raccolte il vanoscala, gli ascensori per gli spostamenti, eccetera. E il secondo elemento è quello della prefabbricazione, si tratta quindi di anelli prefabbricati, quindi ogni piano sarebbe composto da moduli che vengono prefabbricati e assemblati in opera, facendo in modo che appunto il cantiere duri molto meno, sia molto più snello e con un numero molto inferiore di lavoratori presenti. Il terzo elemento è quello del risparmio energetico. Addirittura questo edificio potrebbe essere completamente indipendente dal punto di vista energetico, perché tra un piano e l'altro, nello spazio che si forma tra questi anelli prefabbricati, appunto, verrebbero montate delle turbine eoliche. E queste a una certa altezza anche permettono di avere un buon rendimento e trasformare quindi l'energia del vento in energia elettrica che poi sarebbe necessaria e addirittura sufficiente per poter far funzionare l'intero edificio e coprire il fabbisogno energetico che ha. È sicuramente piacevole insomma arrivare a casa e salire con l'ascensore, con la propria macchina fino al proprio appartamento e poter magari movimentare o cambiare il paesaggio del proprio appartamento schiacciando un bottone e facendolo ruotare. Insomma, speriamo che prima o poi questo bellissimo progetto veda la luce e diventi un vero edificio. Qual è la costruzione più bella o più curiosa che avete mai visto? Inviateci le vostre segnalazioni, ma anche domande o curiosità, scrivendo una mail all'indirizzo ediliziasicura@edili.com. Come sempre vi segnaliamo i corsi proposti da IPLE per la formazione dei professionisti. Da mercoledì 27 febbraio, aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 11, il nuovo codice prevenzione incendi. Da martedì 5 marzo, certificazione energetica, aggiornamento professionale su procedure, rilievo, calcolo, analisi ed emissione APE, 6 incontri pomeridiani fino al 21 marzo. Martedì 5 marzo 2019, aggiornamento per addetto rimozione, bonifica e smaltimento amianto. Per qualsiasi informazione sul calendario dei corsi potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna collegandovi al sito www.edili.com, attraverso le pagine social e sul canale YouTube.